Bentornati su Rete 8, amici di Chef in Cucina. Anche oggi voliamo in Oriente. Vi saluto da Mamma Rossa insieme ovviamente al grande padrone di casa, grande chef Franco Franciosi. Buongiorno, buongiorno Jennifer. E buongiorno anche ai nostri amici a Jun e a Jin Hua, che anche oggi ci porteranno in Cina alla scoperta di un piatto tipico della cultura e della tradizione gastronomica cinese, che è così affascinante, Franco, vero? Meravigliosa, sì. E poi questo è un modo appunto per fare chiarezza. Sì, esatto. Una grandissima manualità e capacità culinaria di Jin Hua ci porterà veramente a fare un viaggio nella sua terra, in Cina. Nella Cina quella autentica, però noi veramente con Chef in Cucina cerchiamo di riportare nelle vostre case e anche sulle nostre tavole l'autenticità abruzzese. Quindi l'autenticità è veramente il fil rouge della nostra trasmissione ed è quello che vogliamo fare anche con le altre culture e le altre tradizioni gastronomiche. E a Mamma Rossa siamo aperti. Sempre a questa cosa meravigliosa. Poi devo dire che nella tua cucina c'è sempre un po' di contaminazione. Ricordo quel piatto meraviglioso, contaminazione nordafricana, che mi è rimasto proprio nel cuore. Sì, bellissimo. Bello, bello, bello. Abbiamo mutuato la nostra pecora alla cottura, qua si chiama così, pecora alla cottura, sì, con la loro pecora fatta in tajin. Ecco, per chi non avesse visto questa puntata, può andare sulla nostra playlist su YouTube e troverete proprio questa ricetta, contaminazioni, dal nome contaminazioni nordafricane. Vi consiglio veramente di vederla perché è molto molto bella e anche rifacibile a casa. E a proposito di ricette abruzzesi, io vado a fare le pallotte caciola e vi lascio alla cucina cinese. Ciao. Bene Franco, vai a fare le pallotte. Allora, Jun, tu che cosa? Allora, oggi che cosa prepariamo? Insieme ovviamente al nostro maestro Jin Hua, che ha una manualità meravigliosa. Oggi prepariamo un piatto di mazzancolle, sì, con sedano, anacardi e pacche di goji. È un piatto molto delicato, però racchiude tutta i pilastri della filosofia di un piatto tradizionale cinese. Che ricordiamo che sono i colori, colori degli ingredienti, la consistenza tattile, e oltre quella olfativo e gustativo, quindi questi sono i pilastri, quattro pilastri fondamentali della nostra cucina, che manca uno, allora andiamo a non possiamo parlare della tradizione, ecco. Bene. Tutto qua. Che bello. Adesso lo prepariamo. Poi è una cucina molto sana la vostra, perché vedo che c'è tanta verdura, tanto pesce, si mangia tanto riso, meno carboidrati. Infatti secondo me difficilmente esisterà un cinese celiaco, perché noi secondo me invece nella nostra tradizione, diciamo, culinaria, c'è tanto pane, tanta pasta, buonissime, però insomma, poi di conseguenza magari tendiamo a sviluppare anche tante altre problematiche. Invece la loro è una cucina veramente molto molto sana. Allora, di che cosa abbiamo bisogno per questa ricetta? Per questa ricetta abbiamo del mazzancolle, sì, del sedano tagliato, un po' di zucchero, pacche di goji, anacardi tostati. Eccoli qua. Qui utilizziamo anche l'olio, l'olio passato con un po' di cipolla, okay, e poi il vino di riso. Che è un vino di riso. E spesso utilizziamo il vino di riso nella nostra cottura. Ok. Senti, ma tu per olio passato con le cipolle che intendi? È stata leggermente soffritta, sì, la cipolla e poi tolta? Sì, giusto? Tolta. Ok. Anche ovviamente all'interno abbiamo messo anche lo zenzero, anche mio papà, ricordo. È un olio così esce fuori un olio aromatizzato. Che ogni chef utilizza un ingrediente prezioso. Sì. E diamo il via al nostro Jin Hua. Prego. Prima alziamo sempre l'olio, la temperatura, sì, dell'olio portiamo sempre a 150 gradi, in modo tale che mettiamo i gamberi e cominciamo a cuocerlo in un certo senso, ma non fino alla totalità. Non fino alla fine. Non fino alla fine, serve solo. Questo passaggio serve per dimezzare la cottura, rendendo i gamberi. E poi anche il sedano. Mettiamo anche sedano.
facendo questi passaggi riusciamo ad accorciare la cottura finale. Ah, quindi anche senza rompere, perché giochiamo sulla impermeabilità che si crea fra l'olio bollente, sì, e quello che le proprietà che, si okay, che vengono contenute all'interno, okay, di ogni singolo ingrediente. Ok, quindi non andiamo a compromettere, diciamo, le proprietà del, sì, prodotto in, sì, questo, sì, modo. Ok, è importante questa cosa. Che sta facendo adesso? Mette un po' d'acqua. Mette un po' d'acqua. E andiamo a saltare, utilizzando, mettendo un po' di aceto di vino di riso. Vino di riso. Jun, per chi vuole rifare questo piatto a casa, come può procurarsi l'aceto di riso? Si trova nei negozi etnici? Vino di riso. Vino di riso, scusami. Vino di riso possiamo trovare sia anche nei negozi cinesi, orientali. Ok. In realtà possiamo anche utilizzare vino bianco. Anche cioè vino, non serve bianco per forza. Ok, cioè il vino di riso, certo, così rimaniamo nella tradizione cinese, certo, con il vino di riso, però siamo la patria del vino, quindi utilizziamo anche il vino d'uva, va bene pure il vino, ovviamente un vino buono. Adesso aggiungiamo bacche di goji. A me piacciono tantissimo, sono utilizzate parecchio nella vostra cucina le bacche di goji, poi fanno bene. Sì, sì, bacche di goji viene utilizzato moltissimo nella nostra cucina. In realtà esistono due tipologie di pacche di goji che vengono cresciute in due. Stiamo aggiungendo pecora di patate con, okay, un po' di acqua per dare un po' di densità. Come vedete la cottura è molto veloce. Sì. Adesso aggiungiamo un altro po' di olio aromatizzato da noi, precedentemente. Scusa, ti ho interrotto, mi dicevi allora delle bacche di goji, se sono due tipi? Sì, bacche di goji abbiamo due tipi, uno che cresce sull'alto piano di Tibet a 4.000 metri, sì, dal livello del mare, e poi un altro un po' più giù, 3.000 metri. Quali sono le migliori? Dal punto di vista della proprietà, sicuramente quelle a 4.000 metri sull'alto piano di Tibet è una specie molto particolare, rare, però il problema è che pacche di goji, pacche di goji tibetane, sì, sono molto rare da trovare, quindi non ne parliamo in Europa di arrivare quelle fresche, invece quelle cresciute, quelle proprio cinesi, a 3.000 metri ce ne sono in tantissima quantità, che hanno anche loro delle proprietà valide, assolutamente. Caspita Jun, ma tu sei un'enciclopedia vivente, quante cose sa il nostro Jun, complimenti, veramente. Grazie. Ti farò tante domande nel corso delle nostre puntate, perché insomma ne faremo diverse insieme a loro, ne faremo altre, quindi veramente se avete delle curiosità scriveteci, perché noi cercheremo sicuramente di rispondervi. E che dire, eccolo qui il nostro piatto meraviglioso, sì, complimenti, facilissimo da rifare a casa, quindi mi raccomando, provate, tentate, perché possiamo riuscire. Sì, come avete visto, poi la frittura è solo un passaggio, è molto veloce il piatto, sì, alla fine in totale ho messo pochissimi minuti. Bene, un piatto molto delicato. E allora complimenti a Jun e ovviamente complimenti al nostro chef Jin Hua, grazie, e l'appuntamento con Chef in Cucina è quotidiano, ci vediamo domani, anche domani saremo in Cina, a domani. Le spezie sono piccoli concentrati di sapore che da sempre hanno affascinato l'umanità per il loro profumo, il loro sapore, la loro capacità di prolungare conservazione dei cibi e anche per il prestigio che davano a chi poteva permettersi di averli. Oggi è il modo di poter ridurre il consumo del sale e anche dei condimenti.